Auguriamo al Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, le stesse cose che lui fa vivere a noi ogni giorno. Le auguriamo di avere 20 anni e non avere futuro, di avere 45 anni e essere sfrattato e non trovare lavoro, di avere 58 anni e non avere la pensione pur avendo lavorato per decenni. Le auguriamo di essere terremotato e essere preso per il culo, di avere disabilità e non avere aiuti da nessuno, di essere licenziato ed avere famiglia e mutuo da pagare e non avere un cazzo. Le auguriamo di essere indigente e malato senza i soldi per curarsi ed aspettare mesi per un ricovero, di abitare sotto una centrale nucleare e prendere al più presto un tumore, di voler bere dell'acqua e doverla strapagare quando in tasca non ha un quattrino, di non avere nulla da nascondere e farsi intercettare da tutti, di aspettare la morte come liberazione dalle sofferenze da lei create, di patire la fame nell'indifferenza dei ricchi, di voler essere ascoltato per dire la tua e nessuno ti ascolta, di essere costretto a guardare le TV italiane a forza per 24 ore al giorno tutti i giorni, sino a rincoglionirti. Le auguriamo di soffrire di disfunzione erettile, guardare una figa e non avere i soldi per il Viagra. Le auguriamo dunque di trovarsi in mezzo ad una strada e chiedersi che cazzo ci faccio qui quando ho pagato le tasse con il mio lavoro ed ora non ho più nulla. Di essere genitore ed avere entrambi i figli sodomizzati dai preti nell'oratorio. Di essere genitore senza né asilo né scuole adeguate per i tuoi figli, di crepare di fame in un paese del terzo mondo o in Italia e vedere un pezzo di merda come te, coi soldi derubati ai poveri e l'arroganza dei ricchi stampata in faccia, ed essere deriso e continuare ad essere preso per i fondelli, di essere carcerato insieme ad altri 7 solo perché non hai il legittimo impedimento e trovarti di fronte a un energumeno che ti vuole fare il culo e cercare la maniera di morire in mezzo ad altri carcerati che tu hai mandati in galera, costringendoli a delinquere perché li hai tenuti nell'indigenza da quando sono nati, di non avere un euro in tasca perché disoccupato e vecchio e andare a prendere gli avanzi nei secchi della mondezza per sfamarti. Ti auguriamo di non sapere come aiutare i propri figli disoccupati e senza futuro né vecchiaia dignitosi e desiderare di uccidere i governanti pur essendo pacifista. Auguri di cuore, Presidente, che questi sogni si avverino e che i preti pedofili la benedicano come esempio per i fedeli, mentre balla la samba con 6 zoccole brasiliane.